Ve lo ricordate Granny? Non so se conoscete Granny, no? È un gioco horror sul telefono che faceva paura, fatto benissimo. Ecco, quel gioco ha fatto un sacco di successo. Cioè, lo gioca anche mia nonna Granny, cioè veramente lei che me l'ha consigliato un altro po'. Siccome ha fatto un sacco di successo, nel tempo è uscita altra roba. Alcune cose che sembrano essere più fighe, però lo vedremo solo scoprendolo. No, non era così. Siamo ragazzi su Evil Noon, che significa in inglese suora cattiva. Suora cattiva. Cioè, ragazzi, allora, è un gioco per telefono, ma il menu è fatto molto meglio di un sacco di giochi horror che ho giocato nella mia vita. Il che mi fa un sacco piacere. Let's go! Cioè, com'è possibile che sto gioco è un gioco fatto da telefono e ha la traduzione molto migliore di un sacco di giochi che in realtà sono fatti per computer? Complimenti! Il tuo bambino è stato selezionato per... Il mio bambino? A Bari! Via Dante Alighieri a Bari! The Bear! Ah, le suore The Bear! Ah, dillo subito! Notre Mame. A scassare il mio bambino è di Bari. Ok. Lei può provare. Può arrivare ovunque. Devi sbrigarti a lasciare la scuola. Beh, questo l'ho sempre capito. Ah, lei si riferisce alla prof di mate. Penso che dovrei guardarmi intorno prima di andare avanti. Mazza, che bella scuola. Posso camminare usando il joystick. Ok, sì, quindi è tipo Granny. Ho capito. Forse potrei avere bisogno di rannicchiarmi. Ma quanto è fatta bene la traduzione di sto gioco? Mi inquieta un sacco la traduzione fatta così bene. Rannicchiati. Ok, aperto. Aia. No. No, perfetto. Permesso. Fino a qua tutto bene, ragazzi. Ancora non ci hanno dato compiti. C'è una tipa. Salve! C'è una tipa che è entrata in una porta e chi se ne frega? Io entro qua. C'è una tipa che mi segue forte! Che brutto! Sono entrato. Dai, sono entrato! Non l'ho neanche vista in faccia! Non l'ho neanche vista in. Non vale, non l'ho neanche vista. Cosa vuole, signor gatto? Cosa vuole da me? Salve! Tornando a noi! Sei sicuro di voler tornare al menu? Declinare. Allora, continua, riproviamo. Devo uscire da questa scuola. Purtroppo sono quello che. Devi essere buono! Sono Lorenzo e starò bene! Non l'avevo letta questa cosa! Mi scusi, signora suora, non volevo buttarle giù il quadro. Permesso. Allora, sono in punizione, c'è una striscia di sangue. Cosa ho fatto a questa suora qua? Perché mi. C'è una bambola? Far cadere. No, 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 va bene. Magari con la bambola distrae la suora. Cos'è che devo fare qua? Allora, questa bambola qua, in teoria, io la posso poggiare per terra. Però io non so dov'è la tipa. Chiudi, chiudi. Proviamo ad andare di qua. Magari di qua ci salviamo. Permesso. Anche se sembra un po' l'inferno quel posto lì. Però vabbè. Dov'è la suora in tutto questo? Salve! Sono un bambino bra... C'è uscita qua, c'è uscita! Uscita. Cieco metallico. Vedo che la traduzione non era proprio bene. È un cieco automatico. Deve esserci un interruttore che lo attiva. Nel senso che proprio lui non vede. Non vede. Un serrando cieco. Cieco metallico. Mazza sti ciechi. Oh, quanti ciechi ci sono in questa scuola? Mi scusi il quadro. Se faccio cadere il quadro. Porca vacca, porca vacca. Che brutta! Però è in forma. Beh, c'è la palestra, quindi ci sta. Mi sono cagato un po' sotto, però. Ok, meno male che non ho le cuffie. Tanto, ragazzi, mi spiegate come si fa a stare in silenzio? Devo stare accovacciato? Perché lei mi sente, secondo me. Anche se non ho ben capito come si fa ad evadere la statizia, però vabbè. Messo. Guarda roba, posso entrarci e nascondermi o cosa? Ah, posso nascondermi, fighissimo. E sbirciare da qua, ma è fatto benissimo sto gioco. Succhia. Ma dai. Gli hanno insegnato ad aprire le porte. Non l'avrei mai detto. Oh, sono morto. Oh, wow. E lavati i denti quando ti capita. No, non mi butto. Cos'è sta roba qua? Ma no, non mi mettere la maschera nella. Ah, queste scuole di Barry. Quanto sono difficili. Mannaggia. Prossima volta vado a scuola a Lecce. Gioco finito. E beh, comunque simpatiche ste suore. Proprio molto bello sto gioco. Riproviamoci, ragazzi. Allora, riproviamo un attimo per vedere come funziona questa qua. Comunque finora. Orco demonio, sono scarso. Sono qua. Sono fermo, in punizione. Rimango in punizione. Sono in punizione. Ci rimango. Mi ci hai messo tu qui. Ma cosa vuole? Ma è difficilissimo. Ma non puoi manco uscire. Piano, c'è un panno qua dentro. Lo prendiamo o no? Nascondere. Non ci nascondiamo. Permesso. Questa è chiusa. Signora suora. Io posso uscire? Va bene, usciamo. Ci sono i ba ah, il bagno delle ragazze e il bagno dei maschi. Proviamo ad entrare in quello delle donne. Lorenzo, non è il bagno delle donne, è il bagno mio. Per me è bloccato. Cioè, il mio bagno perché è rosa il mio bagno? Spiegami.
Vabbè, entriamo in quello dei maschi, ecco. Perché mi hanno messo il mio nome nel bagno delle ragazze? Qual è il problema? Sembra che sia bloccato. Vabbè, piscia lo stesso. Non sto capendo dove sta andando la tipa. Ah, posso passare qua sotto? Posso? Molto bene. Attenzione che fai casino quando fai sta cosa. Suca! No! Non è vero! Non ci credo! Non ci credo! Ci passo sotto! Che brutto gioco! Mi fai infilare dentro i cassetti? Sotto il tavolo, sotto il tavolo. Ma ha visto di mortacci sua. Vabbè, allora, ho capito come ingraziarmi da suora, ragazzi. C'è una tattica che io non avevo ancora adoperato ed è questa. Osannae, Osannae, Osanna, Cristo Signor, tutti insieme. Osannae, vedi che non appare. Poi mi devo ricordare tutte le canzoni che cantavo in chiesa, tipo Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Sala da pranzo. Fame, fame, sete, fame, 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 sete, fame. C'è un topo qua. Fame, 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 sete, fame, 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 sete, mo me lo magno io. C'è il topo nella buca, c'è il topo nella buca, c'è il topo nella buca qua. Grazie, oh signore, che anche oggi ci fai mangiare. Questo cantavo sempre io. E infatti non è servito in questo istante farlo, però ok. Dove minchia sono caduto? Dove maledizione sono caduto? Spiegatemelo. Cos'era? Cos'era? Va bene, basta le canzoncine da chiesa, perché sennò non ha senso. Quindi entriamo di sopra, ero andato fino su e sono stato bravissimo. Il problema è che devo rifarlo, bene. Ti prego, fa che non ci sia di sopra, ti prego. Come ho fatto a cadere? Che idiota! Che deficiente! Cosa c'è qua sotto? C'è un cerchio satanico. Questa suora qua non è proprio una suora cattolica, secondo me. Cucina, permesso. Ma basta sto topo, ma cos'è? Ma pulite! Qua c'è qualcosa, ci può passare attraverso. Molto bene, permesso. Non buttiamo giù i quadri, che tra l'altro sono molto belli. Sì. Io sento i passi della tizia, però non capisco dov'è. Però vabbè, finché non mi uccide va benissimo. Permesso. Gesù, ma quanta sfiga posso avere io da 1 a 1000? Ci sono 1 milione di porte entrata nella mia. Ce ne sono 1 milione entra nelle mie porte. Gesù. Mi chiamo vado col crocifisso davanti. Cioè, non è possibile. Piano di sopra. Allora, vediamo di fare le cose giuste. Ho buttato giù un quadro? No. Quindi, ok. Ti giuro che se mi ammazza anche stavolta me ne vado. Esco, disinstallo tutto e vado a giocare a briscola. Ma che guardare, chiuditi! Non ti chiudi! Quanti problemi! C'è un modo per fermarla, tipo chiudere la porta. Tipo chiudere la porta, ok. Cioè io sto cercando di sfuggire correndo, perché sennò non posso. Chiuditi dentro, chiuditi dentro, dentro, dentro. Ok. Ok, perfetto. In teoria, anche in pratica, adesso non dovrebbe raggiungermi. In teoria, eh. Molto bene. Permesso. Cieco metallico. Ammazza sti ciechi. Deve esserci un interruttore che lo attiva. Va bene, allora troviamo sti interruttore. Sì, però minchia, non è possibile. Questa qua sta ferma dove vado io, ma scusami. Ho capito che la suora sta ferma nel punto in cui io vado. Cioè, non è che fa altro. Non è che va in giro. Sta ferma. Vedi, 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 sta lì, sempre lì, sempre lì sta. Allora, se apro la porta, funziona, no, è bloccata la porta, quindi devo per forza entrare dalla botola. Però prima di aprire la botola, cos'è questa cosa qua? Una manovella, fermi tutti. Forse serve per il coso di prima? Come c'è un codice, ma dai, 666, immagino. Ho fatto casino! Sorry! Vabbè, intanto mi porto qua dentro il coso, che magari serve per questa cosa qua, capito? Dove lo infilo sta affare? A parte che c'è anche una botola qua che non avevo ancora visto. Dov'è che va sta botola qua? C'è un'altra botola, non l'avevo ancora. Quanti posti ci sono in sta maledetta scuola? Ammazza quanto è fatta bene la scuola di Barry. Ah, stavolta non mi pigli? Stavolta te ne vai, zia. Ah, cioè è vero che può andare di sotto, me l'ho dimenticato. Che scemo. Cavolo, ma sta cosa è orribile. Me l'ho dimenticato che poteva andare sotto. Mamma mia, che brutto. No, no, non posso andare di dentro. Cos'è che me ne faccio di sta manovella stupida? Vabbè. Cerco di capire cosa farci, però pian piano dovrei scoprirlo. Se continuo a correre, qualcosa trovo. C'è una manovella io. Spiegatemi dove la uso. Allora, fammi capire. Ma ho messo, quando mi metto gli occhiali è perché mi sto impegnando, eh. Cos'è che è successo qua? Si è sbloccata una porta? Era già sbloccata qua. Pane e acqua! Simpatici! Questa non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo, ma anche impegnandomi non me ne sarei accorto. Quindi, sono andato molto bene rispetto ai soliti giochi del genere. Non sono per niente male. Non ho capito come si apriva la cassaforte, però. Vabbè.
Cioè, sono andato molto avanti, sono soddisfatto. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi. Come sempre, se vi è piaciuto, mi piace anche per i social, come vi ho dato nella descrizione. Se non siete da questi, iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo video. Bye, ragazzi!